Buongiorno a tutti. Ma insomma, volevo iniziare chiedendovi se qualcuno di voi ha avuto una nonna crafter, una nonna che faceva maglia magari. Ok, bravissimi. Questa è mia nonna Elena e a casa sua ho conosciuto, ho incontrato per la prima volta una macchina per cucire. Mia nonna era una vera crafter. Faceva maglia, cucinava degli ottimi dolci, ovviamente, e cuciva. E l'episodio che mi riaffiora alla mente di quel tempo erano gli anni, i primi anni 90, avrò avuto 5-6 anni, e c'era lei che cuciva questo abito da principessa per mia cugina. E io ero estasiata, volevo assolutamente imparare a cucire, però ero troppo piccola, quindi non ho potuto approfondire, diciamo. E una volta che ormai avevo l'età giusta per imparare, lei non c'era più. Ho riapprocciato la macchina per cucire nel 2005, quando mi sono trasferita a Milano per studiare fashion design al Politecnico. Ma la vera scintilla è scoccata nel 2009, quando mi sono trasferita a Vienna per 6 mesi e ho studiato all'Università di Arti Applicate. Lì ogni studente poteva costruirsi un piano di studi ad hoc per il progetto che doveva portare avanti e poteva accedere a tutti i laboratori dell'università: metallurgia, falegnameria, sartoria, serigrafia. Qualsiasi laboratorio era aperto e quello è stato proprio il mio primo Fab Lab. Una volta tornata a Milano ho cercato di portare avanti questa passione, sono entrata un po' nell'ambito dell'autoproduzione, della moda etica, ho aperto partita IVA, ho iniziato a collaborare con diversi atelier e in particolare mi piace raccontare della cooperativa sociale Alice, che da oltre 20 anni lavora nelle sezioni femminili delle carceri di Milano con i laboratori di sartoria proprio. Con loro sono entrata e ho fatto formazione e fuori ho collaborato con la stilista alla realizzazione di alcune collezioni. Alcune hanno anche già degli interventi, diciamo, un po' da maker, definiamoli. Ma nel 2014 ho iniziato la mia collaborazione presso un makerspace, che è WeMake, makerspace di Milano. Makerspace e Fab Lab sono degli spazi, ma anche delle comunità. Sono dei luoghi dove le macchine a controllo numerico, come laser cut o stampanti 3D, entrano a contatto con la creatività delle persone. Sono infatti le persone il cuore di questi spazi. Loro portare dei saperi, le conoscenze, condividerle, è un po' il carburante, un carburante che permette la produzione di progetti veramente particolari. La vera rivoluzione dei maker è stata quella di rendere le tecnologie democratiche. Diciamo che con l'inserimento con lo sviluppo e il rilascio soprattutto di progetti open source è stata possibile la digital fabrication. Con digital fabrication intendiamo il fatto di avere delle tecnologie che vengono utilizzate dalle persone, ma non in maniera singola, quindi non con il mero acquisto di una stampante 3D, ma utilizzate dalla comunità, e nella comunità c'è un continuo scambio di saperi e di conoscenze. Quindi la macchina non si ferma solo a fare il suo dovere, ma può creare nuove macchine, come in questo caso. Questo è un progetto di Varvara Imar, è una macchina da maglieria circolare completamente autoprodotta e realizzata dalla comunità del Makerspace con stampanti 3D, macchine taglio laser e Arduino. Dalla digital fabrication al digital fashion il passo è veramente breve. Con Claudia Scarpa abbiamo realizzato una delle prime ricerche in ambito tessile sviluppate proprio all'interno di un makerspace e abbiamo cercato di darle un senso. La cosa che ci sembrava più interessante da fare era creare un modulo formativo, quindi rendere open il metodo che abbiamo scoperto e condividerlo con gli altri. Il modulo formativo di Digital Fashion prevede un approccio non accademico. Questo cosa significa? Che nel momento in cui noi andiamo a insegnare software non c'è un mero apprendimento frontale, ma tutti sono invitati a collaborare tra di loro mentre imparano a utilizzare questi software, che sono open, ma poi ci arriveremo, in pieno stile peer education, quindi educazione tra pari. Learning by doing è un'altra tecnica che noi recuperiamo dal mondo maker, definiamo, che significa imparare facendo.
Gli studenti, una volta aver appreso le tecnologie, vengono messi alla prova e iniziano a scoprire facendo, quindi realizzando dei primi prototipi, il funzionamento dei macchinari, se i materiali rispondono bene. Insomma, imparare facendo significa anche fare degli errori. Quindi ci basiamo sull'apprendimento tramite l'errore. L'errore non è un male, ma è un momento di crescita. Un momento di crescita per poter migliorare il proprio progetto e quindi portarlo a termine. Capire se quello che stiamo facendo porterà effettivamente a quello che speravamo, insomma, al prodotto finale. I software open che utilizziamo sono due, e sono Inkscape. Inkscape è un software per il disegno vettoriale, ottimo, con dei plugin veramente speciali per la LaserCut. Ha una comunità molto sviluppata, ne abbiamo sentito parlare prima, quindi le comunità sono fondamentali per questi software perché ne permettono un miglioramento continuo e un inserimento di nuovi plugin. E Valentina Project. Valentina è il primo CAD open source per il disegno di cartamodelli di moda. Si disegna in maniera parametrica, quindi utilizzando delle formule matematiche. E la cosa molto importante è che gira su moltissimi sistemi operativi. Ecco, una cosa importante da dire in merito a Valentina è che ha una comunità molto forte. Quindi quando noi lo raccontiamo ai nostri studenti, diciamo sempre che devono iniziare a collaborare con la community. Collaborare con la community significa innanzitutto testare il software e capire se ci sono dei bachi e in tal caso comunicarli ai programmatori o comunque alla comunità in generale, anche agli altri users. Significa anche tradurlo in varie lingue. Loro lo fanno attraverso una piattaforma online. Significa anche creare dei tutorial in modo tale che altri users siano in grado di imparare a utilizzarlo. La cosa importante è che Valentina non è orientata all'utente finale, ma è orientata alla community, quindi non sarà un software adatto a un'impresa, ma sicuramente adatto a diverse professioni. Facendo un passo indietro, noi abbiamo presentato Digital Fashion nel 2015 alla Rome Maker Faire ed è stato annoverato 310 migliori progetti da Startup Italia. E da lì abbiamo iniziato a fare i nostri esperimenti, abbiamo iniziato con un modulo formativo base di 10 ore dove gli studenti iniziano a lavorare con Inkscape e a elaborare i propri prototipi con la laser. La cosa interessante in questo ambito appunto è che in così poche ore le studentesse che arrivano da diversi ambiti, diciamo, riescono a realizzare un capo che poi portano a casa e possono indossare o realizzare con le diverse appunto tecnologie che noi abbiamo, il Makerspace. Abbiamo sviluppato poi un altro modulo formativo, un modulo formativo Pro, che dura molto di più, infatti 90 ore, permette di approfondire l'utilizzo dei due software, Inkscape e Valentina, in parallelo nella realizzazione dei modelli e prevede uno sviluppo un po' differente, perché il numero di persone che vi partecipano è maggiore, quindi è possibile lavorare su gruppi. Ma prima di questo facciamo una piccola sessione di design thinking per arrivare a una divisione in gruppi proprio, e ogni gruppo lavora su un concept diverso. Lavorare sui concept è molto importante perché permette poi a ogni singolo gruppo di fare una ricerca di mercato, capire quali sono i modelli migliori per portare avanti appunto il progetto. E quindi la cosa molto importante è anche che lavorando in gruppo avviene uno scambio di conoscenze tra le diverse persone che partecipano al corso. Questi sono alcuni esempi dei capi realizzati dalle ragazze del corso. Abbiamo dei modelli semplici con ovviamente delle elaborazioni grafiche. Abbiamo avuto un gruppo che ha veramente sviluppato tantissimo la parte sui software, inventandosi una serie di capi sulla lavorazione 3D, quindi passando dal kirigami a una chiocciola creata con Peppa Pura, quindi
La cosa veramente interessante è che ogni gruppo ha avuto un proprio focus e ha potuto sviluppare diverse tematiche anche in base alle loro precedenti informazioni, comunque professioni. Loro hanno lavorato su degli abiti che non prevedevano le cuciture, ad esempio, quindi con l'incastro, i fori, un lavoro con delle corde. E loro hanno lavorato sull'idea di maglia, quindi forare il tessuto, diversi tipi di tessuto, per ricreare delle immagini di questo tipo, quindi ricreare il mondo della maglia. Una cosa che volevo dire rispetto a questi moduli è che chiunque può imparare a creare dei capi d'abbigliamento di questo tipo, non solamente stilisti e fashion designer. Infatti la vera forza di questo modulo è che avevamo all'interno dei professionisti che provenivano da più diversi mondi, dall'ingegneria edile all'esperto di marketing, insomma c'è stato veramente uno scambio di conoscenze e tutti hanno imparato veramente a utilizzare questi software nonostante la diversità dei campi da cui arrivavano. Si sono uniti in gruppo e sono riusciti a creare un sistema di problem solving e a realizzare dei capi che altrimenti da singoli non avrebbero potuto fare. Però a Makerspace non lavoriamo solamente sui tessili, sui tessuti. Abbiamo un'altra ricerca, una ricerca che si chiama Digital Knitting, è una delle uniche ricerche in ambito maglieria digitale dei Fab Lab italiani. È stata portata da noi da Claudia Scarpa e sviluppata con la forza della comunità. Digital Knitting è sia un modulo formativo che una ricerca, per l'appunto. Claudia Scarpa si forma alla scuola di un famosissimo educatore e progettista minimalista italiano che è Fronzoni ed è una grafica. E la cosa interessante è che ha portato la sua ricerca bidimensionale all'interno del mondo della maglieria e del making in generale. Ma la cosa veramente interessante è la collaborazione che ha avuto con un programmatore ed un esperto di elettronica all'interno del Makerspace. Assieme a loro sono riusciti a fare l'hacking di una macchina da maglieria elettronica. Questo ha permesso a Claudia di poter realizzare dei capi, dei modelli aperti, quindi lei poteva realizzare dei disegni totalmente nuovi. Non so se avete presente le vecchie macchine da maglieria, avevano dei pattern veramente tristi, un po' anni 80. Ecco. Invece, grazie a questo circuitino, questo qua in realtà è una shield, si chiama IAB, All Yards Are Beautiful, ed è appunto un componente sviluppato da dei programmatori tedeschi che applicato a un Arduino Uno permette tramite un software Python a Claudia di realizzare dei pattern tramite GIMP, che è un software open per l'editing fotografico dove il pixel è un punto maglia sostanzialmente, e appunto realizzarli con la macchina da maglieria. Questo è il risultato. La cosa veramente interessante secondo me è che grazie all'hacking di questa macchina è stato possibile a Claudia realizzare una serie di zaini, questi, che sono veramente un prodotto fatto e finito, non è più un prototipo, quindi non si parla più di prototipia, si parla di prodotto fatto e finito con una tecnologia open source. Ok, cosa ci aspettiamo dal futuro? Sicuramente entrambe le strade sono solo l'inizio di un percorso che noi vogliamo portare avanti. L'idea è quella di continuare ad alimentare una community sia offline, quindi per il co-design, per le pratiche di condivisione delle pratiche proprio, che online, quindi per le pratiche di sharing, condividere attraverso internet i progetti che vengono realizzati sia all'interno dei nostri corsi che semplicemente con il metodo che noi insegniamo,
o comunque che proponiamo. La cosa veramente interessante, oltre appunto alla condivisione, all'idea di avere una community e così via, è che il fatto di portare la tecnologia nell'ambito della moda permette anche alle donne di avvicinarsi alle tecnologie. Spesso, per un motivo o per un altro, le donne rimangono un attimo al di fuori di tutti questi, diciamo, ambiti tecnologici. Magari sono più vicine ad altre realtà. E invece Digital Fashion ha un po' la voglia di riavvicinarle alle tecnologie, ma non solamente per la moda. Questa è una porta d'ingresso, diciamo, ma per poter ridare la grinta a chi l'ha persa, magari di ricominciare con un lavoro. Mi sono un po' persa, però adesso viene la parte divertente. La cosa bella di una comunità è che è un po' come una famiglia. La famiglia vive di rapporti intrisi di valore, e questo valore viene dato dalla fiducia. La mia comunità è quella dei maker, e i valori che noi abbiamo sono quelli della condivisione e dello scambio di saperi. Questo scambio di saperi è un po', diciamo, quello che colma il gradino, il gap che c'è stato tra la mia generazione e ad esempio quella di mia nonna. Quindi tutto quello che è relativo all'artigianato, al saper fare, è andato perso per un mancato collegamento tra generazioni, viene colmato dai maker. Diciamo che la cosa più interessante sicuramente è che quello che i maker hanno creato attraverso la comunità, le community, gli spazi, non è solamente un mero fare, ma è un momento di condivisione che non finisce lì, ma va oltre, quindi apre la strada a nuovi metodi e pratiche di lavoro. Grazie.